Magia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. Se avete una domanda, mandate un vocale 351-877-9461. Paolo, per uno scrittore quanto è importante avere il senso della misura? Il senso della misura è importante in qualunque arte. E un tempo c'erano delle misure molto precise per chi scriveva e anche per chi faceva pittura, scultura o musica. Per esempio, chi scriveva, quando scriveva una poesia oppure scriveva un poema, sapeva che doveva corrispondere proprio a certi precisi canoni numerici, e cioè doveva realizzare un sonetto fatto con un certo numero di versi che dovevano suonare in un certo modo per quanto riguardava le rime, eccetera, eccetera. Questo avveniva anche naturalmente in tutte le forme dell'arte. Prendiamo l'esempio dell'uomo vitruviano di Leonardo da Vinci. Rappresentava le misure perfette di come era un uomo secondo l'arte e la scienza classiche. Oggi lo scrittore, soprattutto, si trova di fronte a una difficoltà, e cioè non sapere qual è la misura di ciò che sta scrivendo. Anzi, meglio ancora, qual è la propria misura. Naturalmente esiste una distinzione banale, generica, tra il racconto e il romanzo. La prima misura da considerare è se sto scrivendo un racconto o sto scrivendo un romanzo. Ma naturalmente qui stiamo parlando di un senso più profondo della parola misura, e direi che alla parola misura bisogna accoppiare la parola limite, perché il limite dà la misura. Uno scrittore non deve sentirsi bloccato dal fatto di avere un limite, ma anzi credo che debba proprio darsi un limite lui stesso per sviluppare al massimo la propria creatività. E del resto, neanche quando pranzi al ristorante All You Can Eat non riesce a mangiare tutto, scoppi prima. Questo succede pure allo scrittore, che non ha il senso della misura. Farmacia Letteraria, un podcast della scuola di scrittura Genius. In 2 minuti rispondiamo a tutte le domande che vi fate mentre leggete un libro, oppure mentre lo scrivete. Radio Genius. Se ti piace, metti mi piace.